bellezza, appartenenza e identità, gemme della collezione d'arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. È questo il titolo completo dell'esposizione in cui è possibile apprezzare alcuni brani importanti della pittura lucchese tra il XVII e il XVIII secolo, dipinti accompagnati da un piacevole fuoriprogramma, rappresentato dalla Madonna del Latte di Matteo Civitali, autonoma in questa esposizione sia per la tecnica adottata che per il periodo storico a cui appartiene. Le otto tele presenti attraversano il 600 e 700. Troviamo un Pietro Ricchi quasi inedito, con una prova di genere elegante e suggestiva, un Amletico Sant'Agostino di Pietro Paolini, ultimo acquisto della collezione, e ancora Antonio Franchi e Girolamo Scaglia, in un interessante confronto tra le loro allegorie della musica e l'intrigante Indovina di Gian Domenico Lombardi. Pezzi pregiati della mostra sono poi il ritratto di Sir Charles Watson di Pompeo Batoni, splendido nel giallo sgargiante della sua veste, accompagnato da un'eccellente copia di un'opera del maestro che rappresenta l'allegoria della pittura. Conclude cronologicamente il percorso il ritratto di Teresa Bandettini di Angelica Kaufmann, commovente tela in cui, nella messiscena che vede la poetessa ritratta come una musa, si raccontano l'amore per l'arte, le convergenze degli interessi classici e, più di ogni altra cosa, l'amicizia. La mostra è visitabile ad ingresso gratuito nel piano mezzanino della Fondazione Raghianti fino al prossimo 1° novembre.